Stamattina sono stato invitato a questo seminario che riguardava la nuova legge urbanistica per trattare in particolare dell'articolo 36 territorio rurale. Cioè, ho praticamente nel mio intervento riportato quelli che sono gli elementi fondamentali della nuova legge, fondamentalmente rivolti a un discorso che viene incontro a quelle che sono le necessità delle nostre aziende agricole del territorio regionale, e che quindi la nuova legge prevede tutta una serie di questioni rivolte alla possibilità di intervenire sulle nuove aziende agricole prevalentemente per la realizzazione di nuovi fabbricati produttivi e di servizio. Ho sviluppato praticamente alcune questioni legate a quelle che è la modalità di intervento degli interventi appunto attraverso i piani di ristrutturazione aziendale, che sono stati riconfermati e che comunque, per quanto attiene il loro contenuto e quelli che saranno i contenuti per poter individuare gli interventi nel territorio rurale, il PUG definirà attraverso accordi, attraverso diciamo, specifiche definizioni che verranno fatte a margine della nuova legge urbanistica, che verrà promulgata, ci è stato detto stamattina dal rappresentante della Regione Emilia-Romagna, dovrebbe andare in aula il 5 e il 6 di dicembre, quindi aspettiamo di conoscere il testo definitivo di questa nuova legge.